E rieccomi qui che riciccio fuori come una lampadina rotta nei film di David Lynch, che più o meno stanno dappertutto, perché dovevo assolutamente proseguire in questo mio cammino nel buio, questo mio sentiero a metà tra due mondi, che è un classico di David Lynch e che è ciò che lo ha portato a scegliere come nome di questa serie importantissima per la storia della televisione, cioè Twin Peaks. Colline gemelle, in realtà cucuzzoli gemelli, il doppio è una sorta di archetipo su cui si sofferma tanto David Lynch in tantissime sue opere. E in Twin Peaks lo ritroviamo, specie per tutto quello che concerne la figura del protagonista, e cioè l'ex agente Dale Cooper, di cui vediamo forse un originale ma stordito dall'essere stato 25 anni imprigionato nella loggia nera, un doppio costituito in realtà dall'anima di Bob, un ulteriore doppio che quindi sarebbe il triplo, che è costituito da Dougie, che non si è capito da dove è uscito fuori, e poi chissà, forse pure qualcos'altro. Ho deciso, dopo aver letto tanti commenti su Twitter, su Facebook, di tante persone che, pur essendosi incuriosite molto nel vedere queste immagini che sono di uno spettacolare, non avendo mai visto le precedenti stagioni di 25 anni fa, non riescono più di tanto a seguire un filo conduttore, perché si vedono tanti personaggi che parlano tra di loro di un qualcosa già accaduto e si capiscono tra di loro, ma noi non ci stiamo a capire niente. Proprio a voi, che quindi vi trovate in questa situazione, che siete incuriositi perché le immagini meritano, ma vi state perdendo, proprio a voi mi rivolgo per dirvi: non vi preoccupate, nel senso, il fatto che vi stiate perdendo è normale. David Lynch, il regista, che è un genio proprio per questo, è lì che vi vuole portare a perdervi, così come all'inizio del primo episodio di questa stagione, quindi di Twin Peaks, il ritorno 25 anni dopo, la prima frase che viene detta dalla figura del gigante, a Dale Cooper, è: io non ti posso spiegare tutto a parole, ma tu ascolta i rumori. Questa è la poetica di David Lynch. Lui non ci vuole spiegare tutto, lui vuole che noi ci smarriamo per poi rimanere colpiti sul più bello. Lui ci vuole far smarrire in questo bosco di un altrove indefinito, perché solo così può rimanerci impresso il colpo finale, perché diventiamo più sensibili, perché impauriti e smarriti. Ma nonostante questo, sicuramente se voi aveste degli elementi che riguardano la storia precedentemente trattata 25 anni fa, forse vi divertireste un pochettino di più. Io farei un piccolo recap. In realtà non vi racconto tutto quello che è successo, vi dico quelli che sono, a mio avviso, gli elementi determinanti come guida in questo sentiero in cui perdersi nella nuova stagione di Twin Peaks. Allora, ben 25 anni fa, nella cittadina di Twin Peaks, dove si conoscono tutti poiché è molto piccola, dove già l'ambiente naturale infonde una pace, una serenità interiore, viene improvvisamente trovato un cadavere che è in un telo di plastica. Questo cadavere è di una ragazza, di una liceale, che si chiama Laura Palmer. La sorpresa e lo sgomento di tutti è ciò che riempie lo schermo nei primi minuti, se non nelle prime ore, di questa serie, in maniera così intensa che ti sembra quasi di essere lì. Lei sembrava essere la studentessa modello, con le indagini che vengono aperte dall'agente Cooper, che viene da fuori Twin Peaks, per scoprire ulteriori dettagli su questo omicidio, qualora ci fossero delle analogie con un precedente caso, le cui modalità assomigliavano molto a quelle di Laura Palmer. L'omicidio in questione, su cui aveva indagato Dale Cooper, era quello di una certa Teresa Banks. Le analogie vengono scoperte quasi subito, nel trovare tra l'altro una lettera dell'alfabeto sotto le unghie del cadavere di Laura Palmer, così come era successo precedentemente con Teresa Banks. Viene ritrovata un'amica di Laura Palmer completamente sotto shock, e lei, che si chiama Ronette Polanski, si trovava con Laura Palmer fino a poco prima dell'omicidio e viene ricoverata perché è molto grave in ospedale. Dale Cooper indaga utilizzando tutta una serie di mezzi, dai più noti ai più inconsueti, tirando fuori un
estro creativo che quasi strizza l'occhio a ciò che viene comunemente definito paranormale, perché lui ha una certa sensibilità a cogliere determinate sfumature che vanno oltre il materiale visibile agli occhi. I personaggi sono tanti e sono tutti super caratterizzati. Ci sono degli istanti in cui sembra che praticamente potrebbero essere tutti colpevoli. Da Leo, il marito violento di una cameriera del bar principale di Twin Peaks, agli stessi fidanzati ragazzi, uno era un fidanzato segreto di Laura Palmer che era James, fino anche ad arrivare al dottor Jacoby, che pare fosse una sorta di strambo psicologo psicoterapeuta che stranamente aveva dei contatti con Laura Palmer. Proprio attraverso di esso si scoprono delle cose in più sul passato di Laura Palmer, che aveva anche lasciato un diario, di cui però alcune pagine non si trovavano. Ma seguendo queste tracce, Dale Cooper arriva a scoprire che la cosiddetta studentessa modello in realtà aveva una doppia vita. Innanzitutto aveva delle tossicodipendenze. Everybody knew she was in trouble, but we didn't do anything. Arrivava ad alcuni compromessi, tra cui lavorare in locali non troppo raccomandabili. Il One Eyed Jack, una specie di casinò che però aveva una parte nascosta che era una sorta di bordello. Del Cooper scopre la prima persona di cui si avevano prove tangibili del coinvolgimento o nell'omicidio di Laura Palmer o almeno la sua presenza la sera in cui avvenne il fatto. Questo collegamento con Jacques Renault, esattamente il croupier del casinò, del One Eye Jack, viene fatto attraverso il ritrovamento di una parte di Fish nello stomaco della povera vittima Laura Palmer. Fatto sta che la realtà delle cose era proprio che negli ultimi istanti di vita di Laura Palmer erano stati in compagnia di questo tizio. Puts it in her mouth and says, bite the bullet, baby. L'atto proprio dell'omicidio non era stato ricostruito al 100% proprio per il trauma subito da Ronette Polanski. Era stato fatto una sorta di identikit e veniva fuori questo personaggio con i capelli lunghi, bianchi, con una faccia veramente inquietante. Questo stesso personaggio viene visto come allucinazione in casa di Laura Palmer e dalla madre di Laura Palmer e dalla cugina di Laura Palmer, che è identica a lei. Qui veniamo alla storia del doppio, quindi c'è questo primo doppio importante. Questa cugina, che era venuta a stare lì dagli zii, questo strano personaggio inquietante viene chiamato Bob. È stato lo stesso agente Cooper che lo scopre attraverso una sorta di visione arrivatagli in sogno. Un uomo senza un braccio di nome Mike gli parla di questa esistenza malvagia. His name is Bob. Egli stesso lo vede in sogno. Gli dice che sta per uccidere di nuovo. I will kill. E questo sarà un elemento importante, ha indotto sempre il beneficio del dubbio nella mente di Dale Cooper. Dale Cooper non era stato mai del tutto convinto che il colpevole dell'omicidio di Laura Palmer fosse proprio il collaboratore del casinò bordello. Fatto sta che a un certo punto questo personaggio del casinò bordello viene arrestato, ma rimane ferito durante una sparatoria. L'unica cosa che viene ammessa da Jacques Renault prima di essere ricoverato e perdere i sensi è il fatto di essersi realmente trovato la sera della morte di Laura Palmer insieme a lei e insieme anche alla presenza di Leo Johnson, il marito violento di Shelley, la cameriera del bar di Twin Peaks. Ma caso strano, poco tempo dopo il suo ricovero viene assassinato in ospedale. Poco dopo, una persona misteriosa vestita di scuro riesce ad accedere alla camera d'albergo di Dale Cooper e gli spara. Quando Cooper è privo di sensi, ha una visione importante, quella del gigante, che gli fa tre rivelazioni. Le rivelazioni sono: c'è un uomo in un sacco che sorride, e poco dopo si intuisce che si tratta del cadavere di Jacques Renault che è stato ucciso e che si trova nel sacco con cui portano via i cadaveri. La seconda rivelazione è: i gufi non sono quello che sembrano. E la terza è: senza medicine lui è perduto. Per quanto riguarda i gufi non sono quello che sembrano, è un riferimento al punto in cui viene ritrovato, diciamo, l'accesso al varco della loggia nera, come vedremo tra poco. Con tutte le prove raccolte fino a quel momento, però, l'opinione sia della polizia che l'opinione comune della gente è che fosse proprio il collaboratore del casinò il responsabile della morte di Laura Palmer. Questo fino a che non accade purtroppo qualcosa di altrettanto orribile. It is happening again.
viene trovato un secondo cadavere conservato con le stesse identiche modalità avvenute per Laura Palmer, ma soprattutto la cosa inquietante è che lo stesso cadavere è identico a Laura Palmer, perché purtroppo è proprio sua cugina. Quindi ritorniamo sul tema del doppio. La cosa che ha sorpreso tutti è che così presto nel percorso della storia di Twin Peaks si scopra già il colpevole, perché nell'atto dell'uccisione della cugina di Laura Palmer vediamo esattamente che cosa succede. Faccio segno di stoppare questo video se non volete sapere cosa è successo. Si vede il padre di Laura Palmer massacrare Madeleine, e cioè la cugina di Laura Palmer. Questo praticamente ci porta quasi a dare per scontato che il padre di Laura Palmer sia anche l'autore dell'omicidio della propria figlia. Poco dopo che lo spettatore vede esattamente compiersi questa tragedia, anche Dale Cooper, attraverso le sue indagini, arriva a questa stessa identica conclusione. Proprio l'uomo senza un braccio, cioè Mike, rivelerà nella vita reale a Cooper che questa entità, Bob, è una sorta di spirito malvagio che si impossessa degli abitanti di Twin Peaks e si nutre della paura che lui stesso incute loro. Quando il padre di Laura Palmer viene messo in prigione, ha delle crisi. Praticamente si porta alla morte da solo. Oh my God! Poi si capisce anche che praticamente lui non era lui. Lui era un qualcosa, un qualcuno di altro che si era impossessato di lui, del suo spirito, della sua anima. E secondo quanto appare agli stessi personaggi che cercano di intervenire, quindi Dale Cooper, lo sceriffo, eccetera, questa entità era Bob, questo famoso essere che appariva nelle allucinazioni dei personaggi di cui abbiamo parlato prima. Si scoprirà quindi che era proprio il padre di Laura Palmer ad abusare di lei. Ogni volta che il padre procurava dolore alla figlia in qualche modo, non era la presenza fisica del padre a essere vista, bensì quella di questo essere inquietante che si chiama Bob. Ma non è finita qui. Vediamo ora quali sono gli elementi importanti che possono tornarci utili per capire questa terza stagione. Innanzitutto, il cardine principale su cui poggia sia la seconda stagione che gli sviluppi in questa terza stagione è l'arrivo a Twin Peaks di Windom Earle, che è un ex collega di Dale Cooper, agente dell'FBI. Sicuramente un personaggio eccentrico e con chiare tendenze alla follia. L'ossessione di Windom Earle è quella, da una parte, di vendicarsi di Dale Cooper, e tra poco vi spiego perché, e dall'altra di entrare in questo luogo misterioso che è la cosiddetta Loggia Nera. La Loggia Nera era già stata conosciuta nelle visioni di Dale Cooper, rappresentata in particolare dalla sua sala d'attesa, che è questa stanza circondata da tende rosse, in cui alcuni personaggi, tra cui la stessa vittima dell'omicidio, cioè Laura Palmer, dialogano con Cooper dandogli determinati indizi, ma fondati su immagini, simboli, metafore di difficile interpretazione, come succede un po' in tutti i sogni. Questo luogo sembra essere il fulcro, il punto di incrocio dal quale partono proprio le azioni di Bob. In qualche modo Windom Earle conosce l'esistenza di questa loggia nera e vuole entrarvi perché pensa così di poter raggiungere i propri scopi. Qual è il suo obiettivo lo capiamo nel momento in cui entra in scena un altro personaggio molto importante, un personaggio femminile, che è Annie Blackburn, una giovane ragazza di cui Dale Cooper si innamora, cosa di cui si accorge Windom Earle spiandoli. Dale confida di essere stato veramente innamorato in passato di una donna che si chiamava Caroline, che lui in qualche modo doveva proteggere, probabilmente per un'indagine dell'FBI, ma che poi è morta. Lei era la moglie proprio di Windom Earle, questo suo ex collega dell'FBI. Windom Earle conosceva l'esistenza di questa loggia nera come fosse una sorta di setta, diciamo così, e parte importante della ricostruzione dell'esistenza di questa loggia nera ce l'ha il maggiore Briggs, che è il padre del fidanzato, diciamo così, ufficiale di Laura Palmer. Cooper stesso riesce ad avere l'aiuto del maggiore Briggs per riuscire a trovare proprio questa sorta di portale di accesso a questa cosiddetta loggia nera. La situazione precipita nel momento in cui Windom Earle si approfitta di questo sentimento che c'è tra Dale e Annie per prendere due piccioni con una fava. In pratica riesce a rapirla e riesce ad entrare nella loggia nera proprio sfruttando il terrore generato in Annie, facendosi praticamente seguire nella loggia nera da Dale Cooper, che chiaramente cerca di salvare la propria amata Annie. Windom Earle, all'interno della sala d'aspetto della loggia nera, ricatta Dale Cooper dicendo che avrebbe concesso ad Annie
di rimanere in vita solamente se Dale Cooper gli avesse ceduto la sua anima. Dale Cooper è pronto a tutto pur di salvare Annie e sta accettando il patto nel momento in cui appare Bob, praticamente distrugge Windham Earl e compie una sorta di rito da cui si potrebbe intuire di essersi impossessato lui di Dale. Dopo questo momento Dale Cooper viene praticamente sdoppiato, appare un altro Dale Cooper con un'espressione inquietante, un volto malefico, una risata maligna e un atteggiamento complice con Bob. Più che entrare nel corpo di Dale Cooper, questo Bob è come se ne producesse un doppio di cui impossessarsi, in cui far esprimere se stesso. Ciò che rimane del Dale Cooper originario cerca una via d'uscita da questa situazione, ma non ci riesce. Si ritrova davanti Laura Palmer che gli dice: noi ci rivedremo tra 25 anni. Ed effettivamente poi scopriremo che Dale Cooper è rimasto intrappolato lì per 25 anni e avremo conferma di questo all'inizio della nuova serie, la terza stagione di Twin Peaks, 25 anni dopo il ritorno. Ma tornando al finale della seconda stagione di 25 anni fa, vediamo che lo sceriffo Truman lo ritrova accanto al corpo di Annie nel punto del bosco che è ritenuto l'accesso alla loggia nera. Per quanto riguarda Dale Cooper, lo vediamo risvegliarsi il mattino seguente nella sua camera d'albergo con vicino lo sceriffo Truman e il dottore. Quasi non reagisce alla notizia della morte di Annie, chiede di andare in bagno a lavarsi i denti e in quel momento ha questo raptus di follia con il quale prende a testate lo specchio e al suo riflesso nello specchio viene sostituito il volto di Bob. Da qui si ha la conferma della sostituzione, diciamo così, delle identità agente Cooper per Bob e finisce la seconda stagione di Twin Peaks. How's Annie? How's Annie? How's Annie? Momento su cui siamo stati fermi, bloccati per 25 anni. Da non trascurare anche l'importanza del personaggio di Annie, le cui parole sono importantissime nel film che segue la serie Twin Peaks, e cioè Fuoco cammina con me, in cui si parla di tutto il vissuto di Laura Palmer nei giorni precedenti alla sua morte. Laura Palmer ha una visione del corpo di Annie ferito, ucciso, che appare accanto a lei nel letto e le dice: Dale è intrappolato nella loggia nera e non può uscire, scrivilo sul tuo diario. Si capirà poi nella terza serie che proprio una parte delle pagine strappate e mai ritrovate del diario di Laura Palmer avevano questo come argomento, e cioè il sogno, l'apparizione che lei aveva avuto di questa Annie che le diceva queste cose. Queste pagine vengono ritrovate dal vice sceriffo Oak 25 anni dopo nel bagno della centrale dello sceriffo. Dunque, vi rendete conto che cosa vuol dire poter adesso ricominciare da dove ci eravamo fermati, nonostante si percepisca il fatto che siano passati questi 25 anni. Vediamo il passaggio del tempo attraverso i cambiamenti dell'uso della tecnologia, tanto per fare un esempio, ma siamo comunque rimasti lì dove l'avevamo lasciata la storia, perché noi la riprendiamo nel momento in cui Dale Cooper viene finalmente rilasciato, diciamo così, dalla Black Lodge. Inizia di nuovo questo intreccio e che sta a noi adesso seguire con attenzione per tentare di sciogliere. Mi sono dilungata tantissimo per forza di cose, vi ho riassunto praticamente tutto Twin Peaks. Chiuderò in fretta questo video innanzitutto dicendovi di iscrivervi se non l'avete ancora fatto, ma soprattutto vi chiedo di dirmi la vostra, datemi il vostro punto di vista, qualsiasi teoria voi abbiate, iscrivetela nei commenti sotto a questo video, mi raccomando. Per quanto ci riguarda, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!